quella della sorella di Giustine Mattera è una vita tragica, tra la malattia e altri grandi dolori che hanno segnato la sua vita. Giustine Mattera, nota showgirl e attrice americana naturalizzata italiana, ha sempre mostrato una forte personalità e una carriera di successo, ma nel corso di una recente intervista ha svelato un lato profondamente umano e doloroso della sua vita privata. Durante una toccante apparizione televisiva alla Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, Giustine è crollata in lacrime mentre raccontava la drammatica storia della sua amata sorella Jessica, una vita segnata da gravi malattie e tragedie familiari. La narrazione di Giustine ha colpito profondamente il pubblico, svelando il coraggio e la forza con cui la sorella ha affrontato prove terribili, ma anche il legame profondo che unisce le due donne. Jessica ha superato sfide inimmaginabili, tra cui un linfoma, un cancro al seno, la gestione di un figlio autistico e la perdita del marito in un tragico incidente. Il racconto ha messo in luce non solo il dolore, ma anche la straordinaria resilienza e determinazione di Jessica, che non si è mai arresa, nemmeno di fronte all'ennesima battaglia contro la morte. Chi è Jessica Mattera? La sorella di Giustine? Jessica Mattera, sorella minore di Giustine, non è un volto pubblico né una figura conosciuta come la showgirl, ma la sua storia di vita potrebbe essere quella di una vera e propria eroina. Dalla tenera età, Jessica ha iniziato a combattere contro problemi di salute gravissimi. Da bambina ha affrontato un linfoma di Hodgkin, una forma di cancro che colpisce il sistema linfatico, riuscendo a superarlo nonostante le difficoltà. Ma la sua battaglia contro il cancro non si è fermata lì. Anni dopo, le è stato diagnosticato un tumore al seno, che l'ha costretta a sottoporsi a una doppia mastectomia. Questo percorso segnato dalla malattia l'ha trasformata in una combattente, una donna che non ha mai lasciato che le avversità spegnessero il suo spirito. Come se non bastassero le sfide legate alla salute, Jessica ha dovuto affrontare anche tragedie personali altrettanto devastanti. Suo figlio è autistico, una condizione che richiede un impegno e una forza costanti da parte di un genitore. A peggiorare la situazione, il marito di Jessica è morto tragicamente in un incidente stradale, lasciandola sola a crescere il figlio e a gestire una vita già segnata da dolori profondi. Tuttavia, nonostante tutto, Jessica ha continuato a lottare, a vivere con coraggio, dimostrando una straordinaria capacità di resistere e rialzarsi. Il racconto drammatico della sua vita in TV. Durante la trasmissione La Volta Buona, Giustine Mattera ha condiviso un episodio particolarmente toccante legato alla sorella. Jessica ha subito un grave infarto nel dicembre scorso, e il suo cuore non ce l'ha fatta da solo. Per sopravvivere ha dovuto sottoporsi a un trapianto di cuore, un intervento estremamente delicato che, fortunatamente, è andato a buon fine. Ora ha un cuore nuovo, ha raccontato Giustine con la voce spezzata dall'emozione, e dopo l'operazione è riuscita a partecipare con me a un evento di beneficenza a Parigi, correndo gli ultimi 2 chilometri insieme. Giustine ha rivelato che il rapporto con la sorella non è sempre stato facile, e che proprio prima dell'infarto avevano litigato. Durante l'intervista, ha raccontato un momento che ha segnato una svolta nella loro relazione. Quando lei era in ospedale e le sue condizioni erano critiche, mi hanno chiamata dicendo che non ce l'avrebbe fatta. Ero arrabbiata perché non avevo potuto parlare con lei quando ero andata a trovarla, era intubata e mi guardava in cagnesco. Così le ho detto al telefono, non puoi lasciarmi così, dobbiamo avere un'altra chance. Io vengo lì e tu mi devi aspettare. Glielo hanno fatto ascoltare, e lei mi ha sentito. Quando Jessica si è risvegliata, ha sorriso alla sorella, segnando un momento di riconciliazione profondo. Il racconto ha toccato un altro picco emotivo quando Caterina Balivo ha mostrato a Giustine un messaggio sorpresa della sorella Jessica, in cui le esprimeva la sua gratitudine e affetto. Tu mi hai riportato in vita,
ha detto Jessica nel video, facendo commuovere profondamente la showgirl. Justine, in lacrime, ha ammesso quanto quell'esperienza l'abbia cambiata, migliorando il loro legame e insegnandole a non dare mai nulla per scontato. La storia di Jessica Mattera è un potente esempio di resilienza e speranza, un messaggio che, come ha sottolineato Justine, ci ricorda di andare avanti, con coraggio, nonostante le difficoltà più grandi.